Io ho cominciato a frequentare questo gruppo perché sono ed ero anche allora convinto fermamente dell'inutilità di quest'opera. Da allora, per nostra fortuna, non per nostra capacità, ma anche perché l'intelligenza tutto sommato esiste ancora e la gente, gli office ancora, le facce che si sono avvicendate in queste riunioni sono sempre nuove anche. E questo ci ha confortato e ci ha fatto capire che non era una cosa di una setta di pochi iniziati quella di dire no al Terzo Valico, era veramente un problema della cittadinanza e delle cittadinanze, perché non dimentichiamo che è un'opera che farà danni da Genova fino alla Tortona e anche oltre. Io mi guardo intorno e chiederei anche a voi di guardarvi intorno. Perché quello che è stato tentato di fare contro questo movimento di cittadini è qualcosa che rasenta davvero il delinquenziale. Hanno provato a fare anche qui la stessa operazione che hanno fatto in Val di Susa. Cercare di creare da una parte un gruppo di cattivi, facinorosi, sovversivi, che lottano brutalmente, in malo modo, illegalmente, contro l'ordine costituito, contro lo Stato, contro la legalità. Ebbene, guardiamoci intorno, cari amici. Voi vi sentite sovversivi, vi sentite cattivi, vi sentite violenti? Sappiate che lo stanno dicendo da mesi anche di noi. Sappiate che lo diranno ancora di più via via che la cosa si avvicinerà al momento cruciale. Momento cruciale che, credo, forse smentisco un attimo Claudio, che ha detto che secondo me il momento più a rischio non è ottobre. Le porcate più grosse i politici le fanno tra il primo e il 15 di agosto. Per cui la guardia dovrà stare alta in questo momento. Guardatevi dalle delibere approvate nei consigli comunali della prima quindicina di agosto, così come da quelle approvate il 24 di dicembre. Quando i giornali sono in ferie, quando nessuno scrive, quando nessuno legge. E questo è il punto cruciale del mio intervento e poi chiudo. L'informazione e la disinformazione. In questa sala ci sono molti amici che scrivono, giornalisti, li ringraziamo perché ci hanno dato anche una buona mano ad informare la cittadinanza su quello che si stava facendo. Però adesso è ora di fare un passo in avanti, noi tutti. Cioè tutti noi dobbiamo essere informatori presso i nostri amici, i nostri vicini di casa. La macchia d'olio si deve allargare. L'arma dell'informazione è l'arma della nostra faccia, sempre scoperta, e Claudio l'ha detto, quando noi andiamo a metterci in mezzo per dire no, noi non andiamo con i caschi in testa, o con la faccia coperta. Noi ci andiamo con la nostra faccia di cittadini, tutti ci conoscono, tutti sanno chi siamo, sfido chiunque a dire che qua dentro c'è gente che ha fatto delle malversazioni o che ha fatto dei danni violenti contro lo Stato. Noi non siamo eversori per nulla. Gli eversori sono quelli che le leggi ne calpestano tutti i giorni, la Costituzione la calpestano tutti i giorni. Gli eversori sono quelli che ieri ai massimi vertici dello Stato hanno chiesto una legge liberticida contro i giornalisti e contro l'informazione libera. Guarda caso partendo dalla TAV, guarda caso, perché c'è sempre la madre di tutte le porcherie. La madre di tutte le porcherie è quella che fa girare più soldi di tutti. Parlando di TAV, noi stiamo parlando di 22 miliardi di euro sul tratto Susa-Milano, anzi Torino, e stiamo parlando di 7 erotti miliardi di euro sulla tratta Genova-Tortona. Per cui, ritorno e chiudo, informazione, informazione, informazione. Non abbiate paura a parlare col vicino di casa, non abbiate paura a dargli delle risposte se vi chiede qualche informazione. Informatevi prima voi, le informazioni nostre sono tutte sul sito notalterzovalico.info, vi invito ad andarlo a vedere. Per chi viaggia su Facebook ci sono 6 o 7 gruppi di Facebook tutti informatissimi su questi argomenti, su cui si può andare a prendere altre informazioni. Se vi sentite poco informati, non vi fate scrupolo di chiedere
ai membri dei vari comitati, cercheranno di aiutarli fin dove possono, dove non possiamo arrivare noi, ci sono fior di tecnici in grado di informarvi e di spiegare il perché quest'opera è un'opera distruttiva e inutile e costosissima. Ultima cosa che mi riguarda direttamente. Io, come tanti altri, sono stato penalizzato da un sistema pensionistico nuovo. Mi hanno detto che io ero una gamba in cancrena e dovevano tagliarmi. Vi garantisco che questa gamba funziona benissimo e servirà a pigliare a calci culo. Grazie.